Ciao a tutti, oggi parleremo ed analizzeremo insieme il linguaggio pubblicitario, più precisamente l'utilizzo delle figure retoriche nella comunicazione, ovvero quelle particolari forme espressive che danno maggiore incisività al discorso e che facilitano la comprensione del messaggio da parte dei destinatari. Aiutano infatti l'assimilazione dei concetti per la loro immediatezza di comunicazione e per il fatto che stimolano in modo efficace il ricordo e la curiosità. Le figure retoriche hanno una loro classificazione e vengono distinte in figure di significato o contenuto, di parola e di pensiero. Vediamo assieme quali sono le figure retoriche più utilizzate in pubblicità. La sinestesia è un tipo di metafora che consiste nell'associare i termini che appartengono a sfere sensoriali diverse, visive, uditive, olfattive, tattili e gustative. Due percezioni sensoriali diverse si fondono per dare origine ad un'immagine nuova e potente dal punto di vista espressivo. Anche nel linguaggio comune sono in uso diffuso queste particolari figure retoriche. Pensate a voce calda, freddo temperato, morbido gusto. Anche in pubblicità è frequente tale uso, soprattutto per quei prodotti che rimandano al benessere e alla cura della persona, ma anche a tutto ciò che evoca un particolare sapore. Celeberrima è ad esempio la pubblicità con lo slogan Fate l'amore con il sapore. Poi abbiamo la metafora. Essa consiste nella sostituzione di un elemento con significato proprio al posto di uno con un significante astratto, ma di medesimo significato. Esistono diversi esempi in pubblicità di metafora. La pubblicità della Red Bull ti mette le ali, metti una tigre nel motore, dei carburanti esso. Celebre perché pensata e studiata, e quindi con un senso compiuto, è una delle recentissime campagne pubblicitarie di Halls. Bene, questo video termina qui. Continuate a seguirci per scoprire nuove figure retoriche. Ciao a tutti e alla prossima!